Salve care amiche e cari amici, se ancora non avete capito dal titolo, io voglio fare un tutorial di come mantenere in forma il vostro cane, la vostra cagna, ma questo vale anche per tutti gli altri animali domestici. Mi raccomando, se sono dei roditori che hanno le ossa piccole come i conigli, i criceti, i porcellini d'India, dovete farlo con estrema cautela. Ma io lo farò sul mio cane. Grazie per guardare questo video. Alla prossima. E buona domenica. Ecco che viene l'elemento più importante, che è il cane. Bisogna con questo guanto o con un pettine, con quello che volete, spazzarlo. Così tutta la muta del cane, adesso che cambiamo di stagione, se ne viene via. Adesso diciamo che io questa mattina l'ho già spazzolato il cane, però fare questo previene che si riempia la casa di peli, poi gli toglie la forfora, gli toglie tutto quello che dà fastidio al cane, che non gli lascia respirare la pelle. Come potete vedere, anche se ho fatto questa mattina un'ora di pettinato del cane, sempre c'è qualcosa da levare. Quindi questo video sarà un video tutorial di come fare la toilette al cane, perché il cane ne ha estremamente bisogno. È una forma di igienizzarlo. Se voi vedete che il cane c'ha molta forfora, allora c'ha i pidocchi, le pulci, le zecche. Come vedete, guardate quanto che ne è uscito. E purtroppo credo che gli dovrò fare un bagno questa settimana entrante. Io lavo il mio cane per non spendere dal veterinario, perché altrimenti vai da un lavacani e ti fa pagare un fagotto di soldi. Come vedete, anche se sembrava che ormai non gli cadeva più nessun pelo, dicono che il lupo perde il pelo e non il vizio. Invece il cane, anche se non ha vizio, perde il pelo comunque, o magari non perde il vizio di perdere il pelo. Ma guarda, guardate, guardate, è incredibile. Io adesso, se non stessi filmando, a parte voi non lo credereste. Questa cagnetta magra peli che c'ha, sembra una pecora. Verde a tutto dare, a manetta sciolta. Guarda, guarda che roba. Guarda, già neanche si riesce più a pettinare. Sì, per quanto la pettini, adesso pulito il guanto, non finisce mai. Posso continuare qua facendo 5 ore di video. Non è questo il mio proposito, ma come vedete, fatelo questo molto spesso. E poi bisogna bagnare il cane con uno shampoo speciale, ma anche quello per persone va bene. O il sapone di Marsiglia, a vostro gusto. Vedete? Io quanti peli gli ho tolto da questa mattina adesso? E il doppio di questo ne sono volati nell'aria. Incredibile. Quindi, care amiche ed amici, vi ho fatto vedere in questo tutorial di come prendersi cura della vostra mascotte, del vostro cane. Buona domenica e a presto dal vostro Sant'Enchan. Eccola qua. Fatti vedere. Ah, lei è timida. Ah,
Di ciao a chi ci guarda, di ciao, ciao. Vedete come rimane il guanto? Ecco, una moquette di peli. Ah, guardate, potrei continuare, ne esce uno ogni minuto. Ciao.